Oggi voglio parlarti di un capitolo del mio primo libro, La magia dell'essere, al quale tengo moltissimo. Il titolo è Arrendiamoci all'amore. Volersi bene non significa affatto essere egoisti, anche se questa avvilente teoria ci è sempre stata propinata sia in famiglia che dalla società. Egoismo e stima per se stessi sono aspetti decisamente diversi tra loro. Finché non saremo in grado di riconoscere il nostro valore, faticheremo e non poco ad apprezzarlo negli altri. Ed è proprio l'amore l'elemento fondamentale che caratterizza la nostra esistenza, perché è da lì che nasciamo, è proprio da un atto d'amore che ognuno di noi ha potuto fissarsi a livello animico nella materia e ognuno di noi ha il diritto e anche il dovere di manifestarlo nel quotidiano indipendentemente dagli eventi che si presentano a noi e indipendentemente da quella che è la difficoltà che gli ostacoli vogliono presentarci in ogni istante della giornata. Possiamo decidere di vivere nell'amore e farlo con la più grande serenità. Questo arrendersi all'amore per noi stessi, per le persone che ci circondano, per la natura, per l'intero universo, necessita di un grande atto di coraggio, quello di abbandonare l'importanza che diamo al nostro ego e soprattutto esaltare quell'amore per la vita e per i fatti della vita come elementi che possono garantirci quella leva fondamentale che ci porta all'evoluzione personale. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi.